Ciao a tutti, bentornati. Oggi vi voglio mostrare, come l'altra volta, tre esercizi da fare in serie, in superset, quindi in sequenza uno dietro l'altro, sempre per la core stability. In realtà questi tre esercizi di per sé, alcuni di questi sono già l'unione di più esercizi in maniera più coordinata. Quindi vedrete che sono degli esercizi un po' più complessi, il che rende questo circuito molto interessante anche dal punto di vista dell'impegno cardiovascolare, se fatto ovviamente correttamente e senza troppe pause. Ma andiamo subito a vedere gli esercizi. Il primo esercizio è un plank che passa in side plank e dal side plank andremo a sollevare una delle due gambe, in particolare quella opposta al braccio che rimane svincolato dal pavimento, per andare a chiudere in una diagonale per attivare maggiormente gli obliqui in questo caso. L'esercizio può essere fatto in super catena, quindi switchando dal lato destro al lato sinistro senza fare delle vere e proprie pause, e secondo me così è veramente interessante. Andiamo a vederlo. Partiamo quindi da un normalissimo plank. Da questa posizione mi ruoto direttamente sul lato. Ecco che qua, come abbiamo già visto, è importante che il movimento avvenga coordinato, quindi senza spezzare, ruotare il tronco e poi il bacino, ma mantenendoli sul stesso piano. Passo a questa posizione e da qui, mantenendo il lavoro dell'adduttore con l'adduttore e la posizione, vado a chiudere da un lato. Per me basta una volta. Torno in plank e cambio. E torno. Il secondo esercizio è un plank roll out. Abbiamo bisogno per questo esercizio di un bellissimo pallone, quindi una Swiss ball o una fit ball, come volete chiamarla. Questa penso che ha 55 cm di diametro. E l'esercizio è molto semplice. Partiamo in appoggio come in sfinge, con le dita chiuse, le mani intrecciate, quindi portiamo in allungamento le due gambe in appoggio per il plank e da questa posizione roll out. Ora non ne faccio di più perché sennò mi viene il fiatone e non sono più in grado di parlare. Qualora non abbiate il pallone, possiamo trovare dei piccoli attrezzi di fortuna. Due Scottex ripiegati in quattro che posizioneremo qui per eseguire una variante di un classico plank e andiamo a vederlo. Quindi, da posizione di plank, come sempre detto, da quadrupedia, bacino in neutralità, porto una gamba in allungamento, porto l'altra e poi scivolo con una, torno, scivolo con l'altra e torno. Per chi non riuscisse, perché è un esercizio che richiede una buona forza anche agli arti superiori, posso dire che la variante con appoggio su ginocchia è comunque molto interessante. Ed ecco che qua ne farò 10 come avrei fatto 10 plank roll out col pallone. Eccoci per il terzo esercizio. Io mi, diciamo, aiuterò con un tapis roulant chiuso, che secondo me rende l'esercizio molto più interessante. Ma poi andiamo a vedere una variante per chi non ce l'avesse in casa e volesse fare lo stesso l'esercizio in maniera simile. L'esercizio che vi propongo è questo. Parto in quadrupedia, vado in plank e poi cammino fino a correre. È un walking plank, possiamo vedere la variante per chi non avesse il tapis roulant. Ecco la variante per chi non avesse il tapis roulant. Soliti due pezzi di Scottex
fanno a casa piegati in quattro, possono andare bene anche due stracci, basta che scivolino sul vostro pavimento. Partiamo in plank, appoggiando i piedi sui due fazzoletti e poi chiuderò una gamba e mentre va via la seconda richiamo l'altra. Richiamo e spingo, richiamo e spingo. Molto interessante e impegnativo, però quello prima per me è più divertente. Spero di avervi divertito, di avervi dato qualche spunto interessante per allenarvi da casa e ci vediamo alla prossima.